quante sono? Ma questo va avanti. Thank you.
mamma che bel pappagallo, ciao bellissima, secondo me tu sei così bella perché sei una signorina, eh? Bene, adesso io so che voi pappagalli siete davvero intelligenti. Se io metto una voce qua, in fondo alla liana, quanto tempo impieghi a raggiungerla, vediamo un po'. Pochi secondi. Brava, brava. Sei stata veloce, molto veloce. Ma tu, che hai osservato tutta la scena, vediamo se sei più veloce. Facci tu a prendere la noce. Vediamo se sei più veloce del pappagallo di prima. Allora giù a prendere la noce. Giù a prendere la noce. Minimo sforzo, massima resa. Siete più intelligenti, quello che pensavo. Ma buongiorno, ci siete ancora in vita. Grazie, grazie. E adesso ci serve la vostra collaborazione, perché io posiziono questa mia bussola da questa parte perché voglio capire dove sono arrivato, dove sono cantato. Allora la metto proprio in questo punto, mi raccomando, tenetela d'occhio, perché io devo verificare una cosa sull'agenda, che trovo con la pagina, eccola qua, pagina 24, l'ho preso sul... Ah, sì, 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 scorso, però io vedo che qua la bussola è sparita, proprio si è disintegrata. Sono stati per caso loro due? No! No! Come no? Guarda le rinfacce dell'altro! No, no, non sono stati loro! Io un sospetto, Io un sospetto! Ah, lo sapevo, lo sapevo! Lui è Ernestino il Celerino! E qualche volta lui, grazie, mi ruba gli oggetti, Ernestino adesso devi stare fermo! Vedi qua, girati verso il pubblico! Girati verso il pubblico! Di muovere e Ernestino è velocissimo. Mia, hai sentito quanto pesa? Hai un peso anche. Ciao, dai, ecco. Grazie per questi splendidi pappagalli che ogni giorno ci regalano tante lezioni. Non mi resta che ringraziarvi e darvi un arrivederci a Safari. Bambino magro, su, bravissimo. Il bambino piccolino. E ti sei trovato lì? Che schifo è! È quello di oggi, c'è paura? Un pochettino? Dai, non ti preoccupare.
Ma che brutto morto, non è un cane. Su! Svizzera! Adesso attenzione signori! La parte più difficile! Cacca in testa a lui! A lui, a lui! Uno, stai dritto che te la fa sul collo! Uno, due, tre! Cacca! Bravo, così! Ecco! Bellissimo! L'ha fatta! L'ha fatta la cacca sul cappello! Ah no, l'ho vinta, non fa la cacca a comando, Vieni qui! Andiamo! Andiamo a casa! Ciao! Ma che vuoi? Oh! Ti sei arrabbiata anche oggi? Oh! 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 Ok, 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 ti do 50 euro. Dove vai, di là? Ce ne sono due, bravo, sto fatto il primo. Ce n'è un secondo. Bravissimo, scomodato anche il secondo. Come lo fermiamo? Così. Bravo. Ti do 50 euro. Dai. Ok. Sbattila a terra. Bravo! E adesso si va a casa come un siluro. Speedy Gonzales! Yahoo! Speedy! Speedy! A casa! Pensa, 230 kg, tra due anni sarà 350 kg, esiste esemplari di 500 kg, lui 15 anni questo anno. Poi abbiamo Twiggy, Femminuccia, sta sempre dormendo, Twiggy 13 anni, soprappeso, pesa 120 kg, devo fare dieta, capito? Di dieta devo fare. E infine abbiamo Spero il francese. È un piccolo rompiscatole, c'è 5 anni sta ancora insegnando, però mi sembra che lui lo piace qui in Italia. Ti piace in Italia? Spero, ti piace? Ti piace? No, no. Sì, ciao, buongiorno, tutto bene? Perfetto, sì, piano piano. Sei svegliato, Twiggy? Buongiorno. Che fatica. E Valù un po' più moderno, ciao Valù, buongiorno. Wow! Adesso questi rionimini vanno in acqua, vai, vai, e signori c'è un avviso molto importante, io sono olandese, vediamo se mi può espressare bene in italiano, se Manu va in acqua, siete dentro la merda, avete capito? Sì? Lui schizza molto acqua, con un secchio di acqua così, zoom,
non c'è bambini piccoli, telefonini, Nikon, Canon, GoPro che sono resistenti all'acqua che schizza lui. Siete avvisati! Auf Deutsch, pass auf, im Ballon, was sie geht, seid in die Kacke, der schmeißt ganz viel Wasser. And in English, be careful, when Ballon goes in the water, you'll get very, very, very wet. Ok, andiamo giù a presentare la nuova divisione. Ok, più su David. Buongiorno, non ce la fai vederlo? Dai, vieni qui che questo bambino ti vuole vedere. Vieni su un momento, scaro. Adesso lo vedi. Vedi anche te. Ma tutti questi bacci. Lioni marini può stare molto tempo fuori dell'acqua. In natura, quando si amorano, le femmine vanno prima sulla spiaggia. Sono incinta per 11 mesi e mezzo, poi nasce un piccolo lion marino. Un cosa che è incredibile? Quando nasce il lion marino non sa nuotare. Se casca in acqua la prima settimana di sua vita, può morire, è incredibile. Dopo le maschi vanno sulle spiagge, cosa fanno le maschi? Di questo non parliamo. Si picchia per le donne come noi più o meno. Ogni maschio c'è più o meno 7 femmine. Ti puoi immaginare quanti problemi hanno con 7 femmine? Io ce ne ho uno. E in questo tempo loro non può andare in acqua perché perdono la femmina. Sono secchi, senza acqua, senza mangiare, più o meno 5 settimane, più di un mese, poi dopo 5 settimane arriva la fame, basta lasciamo stare la donna, andiamo a mangiare, così funziona. Ok, bambini, devono andare giù, non può sedere sopra, ok? Giù, vai. Ok, bambini giù, signori, bambini giù, ok? Ok, vai, ok. Voi parlate tutto italiano? Avete capito che Balù schizza acqua? Molto acqua. Tuo camera lo può buttare via dopo, ricordi? Lei è resistente all'acqua? No, neanche. Attento che arriva acqua, attento con tuo camera, anche lei. Neanche il Nikon è forte. Voi avete capito, teniamo? Capito che viene acqua? Bambini giù, signori, ok? Non puoi sedere sopra che scatto un muso in testa. Ok, ancora una volta su! Dai! Vieni tutti i telefonini, scattano foto di voi, quasi famosi. Ok, io l'ho spiegato bene, l'ho spiegato bene. Balù, vieni qui a salutare la gente. Andiamo, Balù. E Balù sta arrivando. Balù sta arrivando. Buongiorno, diciamo a tutti, Balù. Buongiorno a tutti. Avete capito? Buongiorno! Buongiorno signore! Attenzione con tua camera! Attenzione! Sì! Qui c'è più gente ancora! Andiamo! Bravo Balù! Guarda che ci ancora una volta! Bravo! Sì, sì! Vai farlo vedere, dai! Arrivo! Così cammina un mio marino, come fa, spero, facilmente sulle pinne. Le foche invece hanno un grave problema, hanno pinne corte. Come fa la foca? Fallo vedere. Una bella foca. Bravissimo, signore e signori, spero! Sì! Sei bravo, amico, bravissimo. Adesso abbiamo bisogno di un uomo per aiutare noi qui. Lui? Sì! E si è toccato! C'è già la barba e quasi metà famiglia. Dai, applauso! Che sta arrivando! Perfetto! E le scale, sì. Se no fa un cascato molto male. Ups! Ciao bello! Vedi com'è il momento? Un dito solo, se non puzza di pesce. Naturalmente vogliamo tutti sapere il suo nome e cognome e di dove vieni il suo micro, grazie. Milano. Simone. Milano. Non c'era così, problema tecnico. 1, 2, 3, sì, Simone, di dove vieni Simone? Io ho già capito tutto, Simone. Senti sul suo voce che lei c'è paura di Balù, può essere? Può essere? O no? Sì, andiamo a vedere, quindi com'è Simone? Vieni con me, mettiti qui avanti di Balù, guardalo in faccia, non toccare, attenzione, sempre un metro di distanza, era molto rapido lui, ok? Guardalo bene in faccia, forse c'è paura.
E 230 kg normalmente deve avere paura. C'è un sacco di denti. E il calore. E tu c'hai pantaloni corti. E hai paura bisessuale. Provo a spiegare questo alla bambina. Ok, vedi com'è Simona. Simona con animali grandi così, vedi più o meno, deve sempre fare attento. Perché come si vede oggi, Balù, qui sì, Balù è incazzato nero, visto tutto nero, sì. Balù, questo è Simone, lui dice che forse c'è un po' di paura dentro di te. Cosa pensi? C'è paura sì o no? Sì? Forse un po', sì. Sei pieno di pesce, Simone? No, no, scherzo, scherzo. E tu ti hai insegnato, Simone, se io faccio così col dito, lui fa così, vedi? Lo può anche strangolare. Vedi? E l'ultimo pallone, tu vorrei dare un bacio a Simone? No, no, mi dispiace Simone, lui piace solo le donne. Grande applauso per Simone, il prima che puzza più di peggio. Grazie Simone, hai tocca un momento, ci prendiamo. Bravissimo, bravo Pallone, sei bravissimo. Attenzione che non casca Simone, è molto scivoloso. C'è Davide per aiutarti, te. Signori e signori, Simona, sì, puoi venire qui se voglio una cosa quadrato. Ok, tutti i ramari sono inquinati di plastica, borsa, rete. Discovery ha detto che nel 2050 sarà più chili di plastica che pesci nel mare. Incredibile! Noi però abbiamo già cominciato a insegnare ai nostri milioni marini per recuperare tutto il plastico che trova. Farò vedere, spero, se sei bravo o no. Tiraci un gran pezzo di plastica là e vediamo se spero ce la fai a recuperarlo. Vediamo! L'ho trovato! Incredibile! Ma lo stanno recuperando! Ma non è male per un francese, l'hai visto? Il pallone? L'hai visto? Cosa fai lui? Sì? Bravo! Ma amico, aspetta un momento, sei bravo, però spero. Là, pulisciti la bocca, c'è un po' di pesce sul naso. Mamma mia, non può andare a giro così. Pulisciti la bocca un momento. Vai! Là, giusto là! Che? Adesso sì! Bravo, spero! Ok! E come i nostri leoni marini stanno lavorando bene oggi, io lo deve pagare. Il questione a voi tutti, decide voi, a chi paghiamo prima? A Balù? Paghiamo prima a Twiggy o paghiamo prima a Spero? Cosa facciamo? A chi? A chi? Rufiena! Non si... Alla donna paghiamo prima, noi uomini sappiamo già come funziona la cosa. Perché? Perché Twiggy è più bello di Balù. Te sei bruttissimo. No, scherzo, dai. È più giovane di Balù, anche questo è vero. Però perché più di tutti che è molto più intelligente di Balù, perché Balù è un po' valengo. Sì, non sei molto intelligente, la verità è quella, non si può dire niente. Wow! Non mi picchiare avanti la gente. Perché mi guardi? Perché mi guardi? È rotto. C'è qualcosa sopra? Là? Adesso lo frega. Mi sta guardando? Oh. Balù! Signori e signori, Balù, 15 anni insieme, facciamo sempre scherzi mezzo di noi. L'ho portato sotto il braccio 15 anni fa come baby, noi potevamo raccontare molte storie, cose che abbiamo passato insieme, sì. Sì, c'è ragione, l'ho dimenticato, non sì. Ok, quindi per te? E vediamo, spero ce lo fai anche te, spero. Ok, abbiamo bisogno di una donna per aiutare a me, adesso tocca a te. Sì, applauso! L'altra metà. Gli altri metà, sì. Prega il suo ragazzo e adesso deve pagare. Ok, un secondo che arriva subissimo, subito. Perfetto. Ciao bella, come ti chiami? Com'è? Allison, i nostri leoni marini devono fare esercizi con noi tutti i giorni. Perché?
In natura devono catturare pesci e si muovono molti di più. Da noi tutto è regalato. Adesso tu devi fare un piccolo esercizio, dopo lei deve fare uguale. Ok? Guardalo bene, Harrison. Ok? Twiggy, sei pronto? Via, dietro. Ok. Let's go. Up, hold. Up, 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 up. Push, push, push. Ancora una volta, vai. Bravissimo, Twiggy! Grazie, grazie. E adesso, signori, Harrison va a fare la stessa cosa giusto qui. Mani giù, piedi su. Up. Vai. Come? Quello cosa è? Vuoi dare segni? Segni voglio dare. Harrison sta dando segni. Spiega a Harrison cosa pensi. Segni. Ne 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 ne. Visto? Ancora? Ne 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 ne. Sì, vedi com'è Harrison. Mettiti qui attaccato al fianco di Twiggy. Così arrivo, un bacio. Bravissimo, Harrison, sei stato bravo, sì o no? Sì. 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 Dove vai? Dove vai? Mai toccato il mio marino, no? No. Vieni con me. Balu, Harrison, Harrison Balu, toccalo. È molto, molto bravo. Vieni tutti questi peli qui, questa lì criniera. Quanto sono secchi. Tutti questi peli stanno su e sembrano un leone, per questo si chiamano leoni marini. Però anche se è un leone, Balu, lui solo attacca quando dici io. Se io dici attacca, allora si deve fare attento. Harrison, vieni con me un momento qui. Attenzione, Harrison, vieni con me, Harrison. Stop, 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 giù, giù, giù. Testa su, Harrison, non ti muove. Sì signori, Harrison, il secondo che puzza più di pesce me. Grazie Harrison. Cosa vuoi? Pulisciti le bocca. Tu che ti vuoi dare un piccolo regalo perché sei stato così brava. Stai qui un momento, fai tempi che non scappa via. Ricordi che vado dietro di te, non andare dietro. Io vado a prendere un regalo per te. Un regalo per Harrison di parte di Twiggy. Questo per te, Balu? E questo è per te, spero. Harrison, questo è per te. Apri la bocca. Ma cosa aspettava? Il leone marino, i sushi. Ah, Nio. No? Prendilo con due diti, dallo piano piano Twiggy e vedrai che applauso per lui. Piano giù. Sì. Ups, signore e signori. Harrison! Harrison, sei stato bravissima. Attenzione con la casca alle